tipo, io lo considero un fatto positivo e tutto il mondo politico, anche il mondo della comunicazione, dovrebbe apprezzare questa capacità di un partito di mettersi in campo, di mettersi in discussione, poi la selezione la farà la gente. L'esito è scontato, vincerà Alfano? Io sostengo Alfano perché ritengo che sia una proposta che unisca freschezza, espressione di nuove generazioni, ma anche un'esperienza che rende Alfano un candidato che la gente potrebbe immaginare a capo di un governo. Dopodiché ci sono altri competitori, vedremo.